Vatican City-State is a country within a city. It's a city within a city. They have their own government. They have their own monetary unit. And we are now going inside the Vatican City-State, and I will make my historical footsteps right in front of the Vatican City the moment we came in. And we are now lining. Today is the 20th day of October 2012, and today is the despedida of the canonization of Blessed Pedro Calongsod, and we are now lining up here in the outside the wall of the Vatican City State. It's a country within a city within a city. It's already correction, please, Bisperas. A Bisperas. Oh, sorry. Sorry, it's Bisperas. Sorry, it's this Bisperas. Bisperas of the canonization of Blessed Pedro Calongsod. It's not that despedida. I'm sorry. It's Bisperas of the canonization of Blessed Pedro Calongsod. It's that 20th day of October 2012. And we it's about like 9:45 a.m. in the morning here in Roma, Italia. La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. La grande musica, il Gregoriano o Bach o Mozart, e la Chiesa non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi: cantate al Signore un cantico nuovo. Alleluia, alleluia, alleluia.
I am here in St. Peter's Basilica, St. Peter's Square. I'm about to kiss St. Peter's Basilica, St. Peter's Square. La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove si ha